crolla in misura sempre più evidente l'accusa che il patrimonio dell'imprenditore Fortunato Martino sia la conseguenza di un'impresa mafiosa. Il GIP Antonino Foti ha disposto il dissequestro dei beni, unità immobiliari e disponibilità finanziarie di Martino tra gli indagati dell'inchiesta Planning, l'operazione della Procura Antimafia, in sinergia con gli investigatori del Centro Operativo DIA e della Guardia di Finanza, che nel luglio dello scorso anno ha contestato l'esistenza di un patto tra 'ndrangheta e imprenditori e un accordo con i Capiscosca per infiltrarsi nel settore edile e in quello della grande distribuzione alimentare. E così sono state accolte in pieno le argomentazioni sostenute dai difensori, parliamo degli avvocati Antonio Curatola e Corrado Politi. Sono stati tanti i temi evidenziati dai legali a sostegno dell'estraneità alle pesanti contestazioni mosse nei confronti di Fortunato Martino, che nei mesi scorsi ha ottenuto dai giudici supremi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che l'aveva colpito per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ma la difesa ha puntualizzato come sia stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che con pacifica giurisprudenza ha ribadito che in tema in sequestro preventivo la valutazione di insussistenza del presupposto può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purché l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondamentale su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa e che costituisce così il requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale. Ma in data 17 agosto del 2022 aveva riqualificato la condotta contestata al signor Martino, inquadrandola in quella di concorrente esterno, così cominciando a intaccare quel giudizio reso dal giudice per le indagini preliminari in tema di strumentalità delle imprese e anche dell'associazione a delinquere a riferimento. Ma risale anche un'altra data, quella del 29 novembre del 2022, un altro step favorevole dell'imprenditore sotto accusa, quando mettono in evidenza i penalisti Corrado Politi e Antonino Curatola, il Tribunale di Reggio Calabria revocava il sequestro preventivo diretto equivalente disposto fino alla concorrenza di 372.400 euro e soprattutto dopo aver sostanzialmente ridimensionato il quadro degli elementi iniziali a carico dell'indagato con riferimento innanzitutto all'assenza di risultanze comprovanti l'utilizzo delle imprese di Martino Fortunato per il riempiego e riciclaggio dei proventi delle cosche mafiose di riferimento, parliamo di Croce Valanidi, Ficarra Latella e De Stefano, nonché per l'acquisizione di appalti pubblici o privati ad avere in che escluso la veste di prestanome nella titolarità delle proprie attività imprese rispetto a Andrea Chilà, considerato un elemento di spicco della stessa cosca mafiosa ad avere in definitiva le aziende di Martino fossero finanziate dalle cosche mafiose e che fossero anche lo strumento delle stesse proprio per realizzare gli scopi dell'associazione, che ha operato una riqualificazione dell'imputazione originaria.